anche proprio recentemente, no? Marsaglia, sempre qui al Centro Federale di Trieste, e questa piattaforma Sincro Maschi, la finale, Arsen Timbretti, Lazzotto Verzotto e Giovannini, Riccardo Giovannini, Flavio Centurioni. Per quanto riguarda le due coppie al femminile, per la Canibacchi, Neroni, Biginelli. Sì, come diceva il direttore tecnico Oscar Bertone, è bello vedere anche queste nuove coppie che si formano, e quindi provare, riprovare e soprattutto portare delle serie dai 10 metri. Qui abbiamo anche la possibilità in questa edizione particolare di fare tuffi dai 5 metri, cosa che solitamente non accade, e infatti avremo dei tuffi. Ecco, i fratelli Verzotto ormai sono degli specialisti, e sicuramente vedremo una bella battaglia tra Larsen Timbretti e Verzotto. Stesso discorso, no, non possiamo dire la stessa cosa per le donne, perché Pellacani e Batchi sappiamo che, oltre ad essere fortissime, hanno anche già un bel titolo alle spalle, vinto proprio 2 anni fa dai 10 sì, metri. Qui soprattutto, insomma, no, Massimiliano, la possibilità di provare salti, di provare tuffi, anche per queste che vengono introdotte, insomma, no, queste finali, che ovviamente rispetto alle prove individuali, che sono specialità olimpica, sono, certo, no, un po' tra virgolette marginali, ma c'è la possibilità comunque di provare, di essere comunque in un minimo di competizione, di avere quel minimo di adrenalina, soprattutto in questo periodo in cui gare vere se ne fanno poche, allenamenti veri così, e quindi c'è Devono provare proprio di saltare, no? Devono provare e riprovare anche con formule diverse. Avete visto, 10 minuti fa hanno finito la gara, 5 minuti fa erano sul podio e stanno di nuovo lì pronti per ripartire, quindi anche mentalmente questi atleti partono, si fermano, ripartono. Non è facile, non è semplicissimo, e ritrovare la giusta concentrazione al momento giusto, dopo una premiazione, dopo un attimo di relax, per poi ripartire, stare da 10 metri magari con un compagno diverso dalla gara che è avvenuta qualche minuto prima, non è semplice. Sono abituati, queste gare permettono loro di migliorarsi proprio a causa dei pochi allenamenti. Non può essere solamente questo il loro punto di partenza, però è sicuramente un buon inizio, e meno male che ci sono state queste gare, e speriamo che anche le prossime possano esserci, perché hanno bisogno di allenarsi, hanno bisogno di ritrovare queste sensazioni, che poi solamente, come diceva Noemi, cioè Noemi dopo tutte le gare che ha fatto ha detto: ho bisogno di risentire queste sensazioni e di andare su e provare e riprovare. Quindi se lo dice Noemi dopo 3 Olimpiadi, penso che sia un po' per tutti, perché è il suo lavoro, come ricordavamo ieri, e uno, se possibile, vuole andare al lavoro. Sì, esattamente, e questo è giusto che sia così, insomma. Allora si torna a saltare per le finali piattaforma sincro assoluti maschi e piattaforma sincro assoluti donne, 2 coppie al femminile, 3 coppie al maschile. Allora è più o meno tutto pronto per le ultime 2 gare di questa nuova lunghissima giornata dedicata agli assoluti invernali di tuffi qui al Centro Federale di Trieste. Dopo, come ricordavamo, domani il gran finale con le 2 sfide del trampolino 1 metro, prima femminile poi maschile, poi finale sincro 3 metri mix e quella sincro piattaforma mix, sempre, che chiuderà i giochi, chiuderà questa 3 giorni di cui abbiamo parlato con il direttore tecnico Oscar Bertone, che si è detto tutto sommato abbastanza soddisfatto, no, per come sono andate le cose fino a questo momento, e che si aspetta ancora altre utili indicazioni dalla giornata di domani, dalla giornata conclusiva con appunto le finali dal trampolino 1 metro e quelle mix. Sì, devono trovare appunto la giusta coordinazione gli atleti, sono importanti queste gare, e vedremo appunto in questo sincro delle nuove coppie come Giovannini Centurioni e come Neroni Biginelli, diciamo nella giovanile hanno già fatto vedere qualcosa, vediamo cosa ci proporranno. Intanto stanno già salendo, vediamo gli atleti che si stanno portando ai 10 metri ed è già un lavoro quello, e vediamo l'altra coppia che già ai 7,5 metri, no? C'è anche questa curiosità, diciamo, questo dietro alle quinte, guarda anche, no, vediamo proprio i Verzotto che stanno già provando il tuffo che poi faranno, mentre in cima ci sono già Larsen e Timbretti che sono pronti per questa finale con il loro tuffo ritornato carpiato, no? Anche questo è bello da sottolineare.
Sì, ogni atleta deve fare tutto un percorso per arrivare in cima ai 10 metri, quindi deve calcolarsi i tempi. Adesso è dalla prima coppia. Sì, per non arrivare col fiatone proprio, no? Sì, bisogna arrivare rilassati. In questo caso abbiamo visto un tuffo bellissimo, un ottimo inizio di 50 e 40. E come dicevamo, quindi bisogna sempre avere sotto controllo la situazione generale. Ottimo 50 e 40, se saranno sui 100 punti sarà sicuramente un ottimo inizio. Mai Verzotto, eh sì, ordinario avanti campiato, sono già pronti. Michael sulla destra dei vostri teleschermi, Julian sulla sinistra. Michael è dell'88, Julian è del 2001, Michael è Fiamme Oro, quindi poliziotto, mentre Julian è carabiniere, giocano in casa a polizia e carabinieri. I due Verzotto sono pronti per questo ordinario avanti carpiato. Bene, per quanto riguarda la fase iniziale, Michael è leggermente più avanti sul capofitto avanti e l'entrata era un po' più spruzzata. Guardate la parabola, vedete, c'è un po' di spazio tra i due corpi, anche l'apertura non era proprio simile. Loro, essendo fratelli, sono proprio uguali sia fisicamente che anche tecnicamente, e questo incide anche nel momento in cui riescono a eseguire un buon tuffo. E allora Riccardo Giovannini, l'altro atleta, e Flavio Centurioni, entrambi Fiamme Oro, entrambi pronti per anche loro effettuare lo stesso tuffo che hanno già fatto le coppie precedenti, ovvero il rovesciato carpiato. Tutti lo propongono in questo momento. Giovannini a parlare per l'inizio del tuffo. Sicuramente Riccardo ha molta più esperienza di Flavio, che insomma è poco che è salito dai 10 metri, infatti è lui che conta, è lui che dà i tempi. Vediamo un po' l'apertura diversa. Riccardo, dopo la carpiatura, allarga le braccia, mentre Centurioni le passa vicino al corpo. Piano piano sono piccoli elementi che devono essere ovviamente affinati, però l'importante era presentarsi, provare, per poi piano piano migliorarsi. E torniamo alle ragazze, Chiara Pellacani, Noemi Batchi, tuffo rovesciato carpiato, quindi continuiamo con lo stesso tuffo anche per le due ragazze, e quindi tutto facile per i giudici, che possono subito vedere chi lo fa meglio al maschile e chi lo fa meglio al femminile. Qui a parlare è Batchi. Bene, bene, brave, ottima l'entrata di Noemi, anche di Chiara, vedete bene il caricamento, toccano tutte e due le punte, guardano l'acqua e soprattutto l'entrata in acqua. Chiara forse un pochino più di spruzzi, però bene, e soprattutto questi tuffi da 2 di coefficiente, insomma, se ci si aggira intorno al 7,5-8 possono essere, diciamo, la base per poi arrivare a quelli che sono i liberi tuffi a coefficiente più difficile, quindi che ci porteranno a buon punteggio. 44 e 40 per Pellacani Batchi, che salgono 89-40. Devono rispondere Neroni Biginelli, stesso tuffo come detto, stesso coefficiente di difficoltà 2.0. Sicuramente meglio del primo, abbiamo visto l'inquadratura sui polsini delle atlete. Perché? Perché l'impatto è veramente forte, queste atlete sono sollecitate a livello dei polsi, dei tricipiti, delle spalle. Non tutti lo usano, no? Però non vedo tutti. Un Verzotto, Michael per esempio, li porto sempre, la Noemi Batchi anche spesso. Soprattutto coloro che hanno fatto più tuffi, sì. Quindi più tuffi fai e purtroppo più ti porti appresso quelli che si chiamano gli acciacchi. Vediamo Larsen. Ne ha uno, non tutti e due, sì, esatto, ognuno ha poi la sua, no? Sì, bisogna cercare, diciamo, di tutelare un po' il corpo, è un impatto molto forte quello dei 10 metri. Ah, questo sì, l'abbiamo detto, quindi torniamo con Larsen e Timbretti, che fanno il 107B, triple mezzo avanti carpiato, per un coefficiente da 3.0, poi via via il programma ci porterà su coefficienti di difficoltà ancora più elevati, no? 1, 2, 3, abbiamo visto che contava, no? Distintamente Andreas. Tuffo buono, abbiamo visto delle piccole differenze, già la rincorsa sembra poco, ma non partivano dallo stesso punto, ma Larsen una rincorsa un pochino più lunga e Timbretti un pochino più corta, questo fa sì che si devono 62-10 durante la spinta, però insomma sicuramente un buon inizio. Per esempio ti chiedo un Timbretti che abbiamo visto utilizzare quasi tutti i 60 secondi dalla piattaforma prima di saltare, può avere qualche difficoltà in più? È vero che si concordano il salto, che poi Larsen conta magari quando Timbretti, però magari
forse dovrebbe utilizzare qualche secondo in più, secondo te? Questo può snaturare un pochino? Sicuramente, ognuno ha i suoi tempi, ma questo è molto importante. Potrebbe essere anche il contrario, che Larsen dopo 30 secondi si stufa e dice che non lo faccio più. No, certo, non era assolutamente chiaro, no? Sì, bisogna trovare il giusto compromesso tra tutti e due, evidentemente. Stesso tuffo per i fratelli Verzotto qui a parlare. E Michael, loro, come dicevi tu, ovviamente si conoscono decisamente meglio, per ovvi motivi. Infatti abbiamo visto la rincorsa era molto simile, Michael piega le braccia prima di arrivare in punta, è leggermente in ritardo sulla spinta, infatti entra prima Julian rispetto a lui e si vede questa differenza di rotazione anche in aria, non c'è la figura unica e i 6.5-7 si potevano trasformare in 8, però sono rimasti più o meno la scia rispetto alla prima coppia. Sì, 60-30, vanno 155-10, 159-90 alla Sentimbretti, un distacco tutto sommato minimo, 4.80, Giovannini Centurione. Sono più staccati anche perché devono ancora fare il loro tuffo. Avete visto il tuffo da 5 metri sincronizzato? Qual è la differenza sostanziale? Che la piattaforma da 5 metri è la metà di larghezza di quella da 10 metri. Quindi guardate gli atleti quanto sono vicini, esattamente. Devono modificare anche un po' la loro tecnica perché non possono allargare le braccia, altrimenti si abbraccerebbero invece di fare un tuffo. E quindi tirano sulle braccia in alto, però buono il loro tuffo, tutti i set. 129,90, uno vedi, penserebbe così di primo acchito 5 metri, sicuramente più facile, poi vedi che invece ci sono tante altre difficoltà alle quali magari il profano non pensa e che fai bene a sottolineare. Ovviamente Chiara Pellacani, Noemi Batchi, tocca a loro dunque tornare in piattaforma per la finale femminile e anche per loro triplo e mezzo avanti carpiato. Non perfetto, peccato, perché Noemi questo l'aveva eseguito bene proprio qualche istante fa, invece qua è rimasta leggermente scarsa. Forse il pensiero già è sull'avvitamento, cosa che ci aveva detto prima, che probabilmente facendolo in sincro forse sarà un pochino più sereno. Peccato, perché un triplo e mezzo avanti carpiato l'abbiamo visto più volte eseguire bene, invece in questo caso è mancata sia il voto da parte dell'individuale 3-3.5, 4-4.5 e quindi anche il sincro ne ha risentito. Eh sì, decisamente, c'è solo un 6, dice a 2-6, ma insomma 44-10 vanno a 133-50. Neroni, Biginelli, ora con il 405B, terzo tuffo per la finale femminile, doppio e mezzo ritornato carpiato e qui siamo a 2.8 di coefficiente di difficoltà. Bene Maia, Elettra completamente abbondante, non so cosa sia accaduto, forse si è persa un po' nella parte finale, peccato perché la prima parte di rotazione era perfettamente uguale, quindi bastava veramente un po' di attenzione nella parte finale, invece compromette totalmente il parziale, purtroppo vediamo 6-6.5 per Maia, 2.5-3 e quindi il sincro non può che essere basso. 37.80 di parziale, vanno a 115.20, resta indietro di 18.30 e ritorniamo in questo ping pong alla finale maschile. Avete visto la classifica e torniamo con Larsen, Timbretti con il doppio e mezzo avanti più due avvitamenti carpiato e qui come si diceva si sale di coefficiente e si passa, prima il coefficiente era 3.0, ora 3.3 per questo salto con gli avvitamenti per Larsen, Timbretti, Guju. 51-54B dai 10 metri ovviamente. Questo tuffo è particolare soprattutto per Timbretti, lui non lo esegue nella sua gara individuale, lui esegue l'avvitamento indietro, qui si è dovuto adattare all'Arsen, esatto, si vede, si perde i piedi durante la fase di avvitamento e non è facile perché vuol dire che bisogna impiegare tempo, allenamento e testa su un altro tuffo ulteriore alla tua serie, non è da tutti, non è facile, però se si vuole arrivare nel sincro bisogna anche fare questo, altrimenti sarebbe una gara individuale accoppiata. Si può dire snaturarsi anche un po', no? Sì, perché ovviamente bisogna venire incontro anche alle esigenze del partner di gara e quindi questo è importante. Torniamo con i fratelli Verzotto, per loro un 407C triplo e mezzo ritornato raggruppato e qui siamo a un coefficiente di difficoltà di 3.2. La concentrazione Michael sul
destra che detta come sempre i tempi, è tutto pronto per questo loro tuffo. Non un buon sincro, abbiamo visto già la partenza, Michael aveva i talloni molto più alti rispetto a Julian e nella parte iniziale dopo il molleggio Julian è molto più rapido, quindi è molto più veloce e rapido verso l'acqua, Michael invece cerca una parabola un po' più alta e, oltre a questo purtroppo nella parte finale non riescono a trovare la giusta verticalità e quindi viene compromesso sia il tuffo nell'individuale e anche nel sincro. Tocca ai più giovani, Giovannini Centurione, intanto i due avanzato vengono pagati 48,96, salgono 204,06 a 20 punti, a 20 lunghezze da Larsen Timbretti. Ora Giovannini Centurioni, Giovannini sulla sinistra dei vostri teleschermi, Centurioni Flavio sulla destra per questo 405B. Eseguito bene, anche in questo caso Giovannini nella sua serie non esegue questo tuffo ma esegue il triplo e mezzo ritorno raggruppato, in questo caso esegue un tuffo un pochino più semplice ma è sempre complicato trovare dei tuffi e trovare delle soluzioni utili alla coppia, in questo caso comunque è stato un buon risultato, sicuramente tra qualche anno Centurioni sarà lui a riportarsi sul triplo e mezzo. Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3.2 per Chiara Pellacani e Noemi Batchi. E allora torniamo, caro Massimiliano, alla finale sincro femminile. Eccoci qui con le due ragazze, Noemi Batchi, Chiara Pellacani, per questo triplo e mezzo ritornato raggruppato. La concentrazione, i talloni altissimi, guardate, proprio per avere un molleggio rapido. E qua questo è un non errore, ci siamo. Un errore. Ahimè no. Rivediamo. Sì, Chiara perde un po' l'orientamento e apre totalmente avanti, guardate. Eh sì. E qui anche una brutta spanciata per Chiara Pellacani, perché l'altezza è quella da 10 metri, effettivamente un po' di dolore. Lo sente perché tu mi sei testimone, sì, che da lassù. Non è bello, qui effettivamente è arrivata troppo schiacciata e l'acqua ormai era lì, non si poteva fare, altrimenti è ancora in acqua Chiara Pellacani, nella speranza che ovviamente non si sia fatto niente di particolare, certo una botta sicuramente perché l'impatto con l'acqua è assolutamente duro, infatti è ancora piegata Chiara Pellacani, eccola qui inquadrata anche dalle nostre telecamere, ci spiace molto per questo, chiaramente anche questo può capitare, va a sincerarsi delle sue condizioni anche Noemi Batchi che va a chiedere come sta. Eccola qua, bellissima questa immagine, davvero molto molto bella, la veterana con la giovanissima, no? La sì, 33enne in questi casi con la 18enne, davvero molto molto bella questa immagine, sì. Ci spiace per Chiara. E qui intanto rivediamo triplo e mezzo anticarcato eseguito bene, abbiamo visto un bel tuffo. Quello che volevo dire, purtroppo può capitare in quei istanti, oltre al dolore fisico che sicuramente quello passerà, non è indifferente, è più l'errore mentale che ci si perde in determinati schemi, sono errori che solitamente non accadono. Poi Chiara, non stiamo parlando di un atleta insomma che è salita ieri dalla piattaforma, ma sa perfettamente, guarda le gambe, il rosso sulle gambe ovviamente per l'impatto con l'acqua, e ancora una Noemi Batchi che va a consolare assolutamente. Giustamente. Vediamo, e qua proprio apre e ormai è finito tutto, non c'è più spazio per allungarsi, perde il punto di riferimento, non c'è più spazio per nulla e l'impatto è stato forte, duro. Peccato, Larsen Timbretti, allora torniamo con il penultimo salto al maschile, triplo e mezzo indietro raggruppato e qui siamo al coefficiente 3.3 di difficoltà, speriamo intanto che Chiara Pellacani possa riprendersi al meglio. Allora bene Larsen, riesce a fare un ottimo triplo e mezzo indietro, invece qua vedo il primo errore di Timbretti, d'altronde dopo sei gare in due giorni, esatto, più gare, gli allenamenti e le eliminatorie, ci può stare, esattamente, sì, non è stato un errore gravissimo, però insomma comincia a accusare anche un po' di stanchezza, ha mimato il gesto che si è perso le mani, sì, quando non si prendono le mani, vediamo qua ancora Chiara, sì, che giustamente deve un attimo
capire, resettare, lei sì, tranquillamente può risalire, fare il tuffo e continuare, però insomma sono momenti in cui deve un attimo... E tu li puoi spiegare certo meglio del sottoscritto. Bisogna purtroppo assorbirli, perché anche questo fa parte, tutti quanti noi possiamo commettere degli errori da atleta, l'importante è poi ragionarci con l'allenatore, assimilarli e soprattutto attraverso quelli migliorarsi, quindi ovviamente ci dispiace. No, chiaro, ovvio, questo ci mancherebbe. Triplo e mezzo in raggruppato, intanto l'abbiamo visto dei fratelli Verzotto dopo aver visto quello di Andreas Larsen e Eduard Timbretti. Anche loro commettono un errore, sì, sul triplo e mezzo indietro, sì, forse più grave rispetto all'Arsen Timbretti, quindi rimangono dietro in questo caso addirittura 20 punti, forse sì, già possiamo vedere un po' la classifica maschile. La gara direi quasi finita, vediamo cosa fanno però Riccardo Giovannini e Flavio Centurioni con il doppio mezzo indietro, un avvitamento e mezzo carpiato e un coefficiente di difficoltà, in questo caso di 3.2, si scende di pochissimo rispetto al coefficiente di 3.3 per il triplo e mezzo indietro raggruppato dei Verzotto. Bene, bene per quanto riguarda Riccardo, l'avvitamento indietro Centurioni, manca ancora un po', vedete è da poco tempo comunque che lo esegue questo tuffo a Roma, questi tuffi si eseguono con la macchina delle bolle, c'è una macchina che emette delle bolle sott'acqua in modo che l'impatto, nel caso in cui fosse un po' di pancia o un po' di schiena, viene attutito. Vediamo come seguirà la gara dalla sì, piattaforma femminile, ma non penso forse che seguirà. Non lo so, perché vediamo infatti una Pellacane ancora a discutere, qui ancora a bordo piscina, dunque non sulla piattaforma, forse si può anche fare a meno di proseguire la gara, direi che ci sta, no? Sì. Non è una cosa necessaria in questo momento, ci sta, e allora vediamo però Elettra Neroni e Maia Biginelli che vanno a fare il loro ultimo tuffo, e quindi andiamo a seguire le due ragazze più giovani, non che la Pellacani sia vecchia ovviamente, assolutamente, Neroni e Biginelli 52-53B, quindi il doppio e mezzo indietro più un avvitamento e mezzo carpiato, coefficiente di difficoltà 3.2, e la gara invece di Batchi e Pellacani è finita qui, ma ci sta, ripetiamo, non era una cosa, è più per mettere in saccoccia altri salti, no? Come si diceva prima della finale, ancora prima di quanto è successo a Chiara, che non per la finale vera e propria. Ci sta, va bene così, ci spiace solo per Chiara, però penso che per domani non ci saranno problemi, sarà recuperata per il suo trampolino un metro, per la sua finale trampolino un metro, prima, dopo le eliminatorie questa mattina. Questa inquadrata è Neroni, Elettra Neroni, di spalle Maia Biginelli, si stanno preparando le due ragazze, due 2003, Elettra Neroni SD Carlo Di Biasi e invece Maia Biginelli GS Fiamme Oro. Eccole qui dunque che preparano il loro doppio e mezzo indietro più un avvitamento e mezzo carpiato, coefficiente di difficoltà 3.2, che è il salto che chiude anche questa finale, chiude in maniera anticipata, perché ricordavamo appunto Pellacani e Noemi Batchi hanno evitato di affrontare l'ultimo tuffo, questo è un tuffo così così. Sì, è rimasta leggermente scarsa Elettra Neroni, però bene la partenza, vedete il sincro è simile, Neroni leggermente anticipata per quanto riguarda l'entrata in acqua, mentre molto bene Biginelli. Peccato, perché comunque se abbiamo due coppie, non so se si sia ritirata o abbia preso zero all'ultimo tuffo, però insomma questo cambia poco, sicuramente si riprenderà, non avrà problemi, sì, piano no, piano un paio di giorni e poi la vedremo più forte di prima. Su questo non ci sono dubbi, torniamo, eccola qui Chiara intanto ancora in quadrata e passa proprio dietro la nostra postazione in questo momento, lei ovviamente i nostri migliori auguri, Larsen Timbretti, e si ricomincia allora con l'ultimo salto per quanto riguarda i due piattaformisti. Molto bene Larsen, ritornato raggruppato. Sì, molto bene Larsen, ha fatto un'ottima entrata. Benissimo anche Timbretti la partenza, peccato che anche questa volta rimane leggermente con il mento basso, il tuffo gli scoda. Ho visto dei grossi miglioramenti e soprattutto vedo che si studiano l'uno con l'altro, vuol dire che stanno lavorando proprio in simbiosi, e questo fa sì che come coppia sincro maschile possa piano piano dire anche
qualcosa a livello internazionale, visto che sono comunque giovani e nell'ambito internazionale non si sono ancora fatti vedere. In questa ottica si lavora, ovviamente raccolgono 49 e 50 per un totale che li porta a 273 e 75. Tocca ai fratelli Verzotto, avete visto 52-53 B, doppio e mezzo indietro più una vita 20 e mezzo carpiato, e qui siamo su un coefficiente difficoltà di 3.2. A chiudere poi la prova di Giovannini Centurioni, un salto, un tuffo nuovamente, così come è successo al terzo, dai 5 metri. E sono già pronti i due ragazzi. Sì, Giovannini Centurioni seguono questo tuffo. Sì, sì, il doppio e mezzo indietro raggruppato per chiudere dai 5 metri, li vedremo dopo. Qui intanto i fratelli Verzotto che affrontano il loro tuffo con avvitamento, 52-53, dunque il doppio e mezzo indietro più un avvitamento e mezzo carpiato. Un po' di differenza, sì. Abbiamo un 8, sì, un 9, adesso un c'è un po' di mezzo. Un po' di defiance dopo quanto è successo forse alla povera Chiara. Va bene, anche un po' in ritardo i voti, no, da parte della giuria, sì, ma sì, non sì. Succede niente, siamo tutti un po' stanchi, fine giornata, va bene così. Allora andiamo con i fratelli Verzotto che hanno dovuto attendere in piattaforma per questo ultimo tuffo, il sesto. Guardate le mani, una sopra l'altra. Il programma della finale sincro. Molto bene questa volta Ulian, è stato molto più pulito nella parte finale. Ricordiamo che gli atleti possono anche scambiarsi di posto, in realtà l'atleta di sinistra può mettersi sulla destra e il contrario, il giudice deve giudicare semplicemente la postazione che ha nella sua visuale, indipendentemente da chi ci sia, dal nome di chi effettua il tuffo. Bene, abbastanza bene, concludono 56 e 64, 309 e 21, restano dietro l'Assi Timbretti che guida 138.07, chiudono questa finale sincro dalla piattaforma Riccardo Giovannini, Flavio Centurioni, ancora li vediamo vicinissimi. Guardate, proprio sullo spigolo sta, no? Centurioni. Schiacciati, quindi devono cercare lo spazio lì dove c'è, quel poco che c'è. Va bene per Riccardo, è una partenza, è un doppio mezzo indietro. Flavio ha tutte le possibilità per seguire un triplo mezzo. Guardate, stanno propriamente sul bordo della piattaforma. Bella rotazione, peccato nella parte finale, però veramente da qui a poco li vedremo con 5 metri di più e forse più tranquilli. E chiudono in terza posizione, allora 338,07 punti per Larsen Timbretti Gugiu, 309,21 con un distacco di 28,86 punti per la coppia Verzotto-Verzotto, Michael e Giulian, i fratelli De Bolzanini, e poi Centurioni Giovannini, 259,86 con un distacco 78,21. Abbiamo visto prova femminile, poi non più conclusa, ovviamente per quanto riguarda Batchi Pellacani, e quindi il punteggio unico Neroni Biginelli 227,64, lo vediamo qui dalla grafica per le ragazze Neroni e Biginelli, Neroni Carlo Di Biasi, S di Carlo Di Biasi, e Maia Biginelli GS Fiamme Oro, una Biginelli che abbiamo visto terza anche prima per quanto riguarda la finale dalla piattaforma femminile, no? Che ha visto il successo di Sara Jolin Di Maria, successo invece nel trampolino 3 metri per Lorenzo Marsaglia, 24enne, Marina Militare e Circo Canottieri Aniene. Questi risultati dunque di questa intensa, lunga seconda giornata. Ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta di più, gli atleti erano più caldi, forse erano più sereni dopo la prima giornata di ieri, oggi sono arrivati più carichi, abbiamo visto le votazioni che sono passate da dei 6,5, 7 di media da parte della giuria, dei 7,5, degli 8, oggi abbiamo visto anche qualche tuffo migliore. Esattamente, e secondo me anche loro, se avessero la possibilità, magari fra una o due settimane, di farsi un'altra gara, potremmo vedere subito un miglioramento. Gli manca la competizione, gli manca lo stress della gara, ce l'ha detto già Noemi, ed è importante per loro mettersi sotto stress e rigiocarsi di nuovo tutte le carte che hanno. Vediamo qua triplo e mezzo avanti, eseguito bene da Chiara, che poi è lo stesso tuffo che eseguirà successivamente, ma nella rotazione di tornata, dove purtroppo abbiamo visto il grave errore. Qui
Neroni e Biginelli, che ecco qui rivediamo purtroppo l'errore. Ma allora, questo errore purtroppo può capitare, non è la prima atleta che succede questo, è successo, successo anche a me tantissimi anni fa, ma a tantissimi atleti. Bisogna capire il perché senza troppi indugi e piano piano. Ci sta, l'importante è che si riprenda fisicamente, soprattutto abbiamo visto gambe rosse, pancia rossa ovviamente per l'impatto con l'acqua, lì è finito proprio il mondo, no? Per lei, quindi è stato un impatto molto forte, violento. Si riprenderà sicuramente, la attendiamo, no? Massimiliano, certo. Domani, finale, trampolino, sì, un metro, dunque finali domani, un metro femminile ad aprire le danze alle ore 10, poi a seguire un metro maschile, poi le due finali mix, sincro 3 metri e piattaforma, e tutto sarà riproposto poi in differita. La giornata di oggi, lunedì, sul canale Rai Sport più HD 57, canale 57, dalle 16.20 alle 18.30. La giornata di domani, il martedì, sempre con lo stesso orario, oltre ovviamente alla diretta sempre sul web di Rai Sport. Direi che siamo in chiusura, grazie per il commento e per tutto il resto a Massimiliano Mazzucchi, grazie. E grazie ovviamente a Edi Saia che ha guidato le telecamere, grazie a tutti coloro che hanno collaborato e che ci danno una mano. Qua c'è l'operatore preziosissimo che ci sta sempre inquadrando, qui c'è il nostro factotum che senza il quale non riusciremo a fare nulla. Grazie a tutti voi, grazie gentili telespettatori, ci rivediamo con la terza ed ultima giornata degli assoluti invernali dal centro federale di Trieste. Buona giornata.